Ciao a tutti amici, in questo modernissimo mondo e in questa modernissima società ormai è diventata una cosa comune ignorare. Ignorare per strada, per esempio, i senza tetto, perché siamo diventati in qualche modo apatici. E anche perché spesso siamo noi quelli ad aver bisogno di aiuto, ma sappiamo a volte che chiedendolo non riusciremo a riceverlo. Insomma, è un mondo dove il menefreghismo è sempre più vivo. Tanti vivono una vita piena di difficoltà e alla fine finiscono per emarginarsi completamente. Non hanno più quel concetto di società che forse avevano un tempo. Non tengono più il conto delle ore o dei soldi. L'unica cosa che gli interessa è mangiare e arrivare ad un altro giorno. Se vedeste una persona simile, cosa fareste? La mandereste via subito o l'ascoltereste? Se vedeste una persona piangere, disperata, che sembra chiedere aiuto, cosa fareste in quel caso? La storia di oggi parla proprio di questa possibilità. Una ragazza di nome Lisa ha raccontato questa vicenda online e di come un particolare evento l'abbia cambiata radicalmente, facendole capire un po' di più il valore delle persone che contano veramente, facendole capire anche come a volte le apparenze ingannino. Ai tempi lavorava come manager in una grande azienda, aveva moltissime responsabilità e una vita alquanto piena di impegni. Credeva il suo futuro sarebbe stato solo roseo e pieno di obiettivi realizzati, in fondo guadagnava bene e dormiva sogni tranquilli e senza debiti più o meno. Con i suoi colleghi aveva un buon rapporto e spesso organizzava lei stessa delle feste aziendali per dimostrare loro che ci teneva. Ricordatevi però sempre una cosa, in un gruppo molto folto di persone ce n'è sempre una che non è mai in grado di adattarsi del tutto. Una persona che a volte tende a ingelosirsi o provare rancore per il successo di altri, in questo caso era un suo collega, Max. Provava gelosia per il successo di Lisa, ma dopo un po' aveva smesso di essere semplicemente geloso, cominciando a staccarsi dal gruppo e lavorare più possibile per conto suo. In poco tempo divenne molto bravo e conosciuto. Per ottenere i meriti in azienda ormai non aveva alcun collega amico dalla sua parte e a molti non piaceva il suo atteggiamento, perché non contribuiva nemmeno ai regali di compleanno. Ormai non provava più sentimenti di odio verso di loro, ma riteneva stupido dare dei soldi per forza per fare un regalo condiviso. Era molto diverso dagli altri. I suoi colleghi si vestivano eleganti e di marca, mentre lui preferiva i vestiti in saldo e larghi, molto larghi, perché non gli piaceva moltissimo mostrare il suo fisico. Un giorno Max ricevette una lode dal capo ufficio e questo divenne motivo di odio invece per gli altri. Come detto prima, lui era cambiato molto dopo essere uscito dal gruppo, diventando più onesto e tranquillo, smettendo di provare rancori. Ma all'improvviso erano proprio i suoi colleghi a essere diventati così, quindi cominciarono a parlargli alle spalle dandogli nomignoli e paragonandolo a una talpa solitaria. Lo prendevano in giro perfino in mensa, lui preferiva portarsi dei tramezzini fatti in casa piuttosto che comprare dalla mensa dell'ufficio dove veniva servito del cibo molto pregiato. Alla fine di ogni mese, vedendo i risultati, molti diventavano più crudeli ancora, perché Max era quasi sempre in testa, con moltissime vendite e moltissimi incredibili traguardi raggiunti. Il ragazzo sapeva di questa gelosia nei suoi confronti, ma non diceva nulla, perché sapeva anche come ci si sentiva. Ci era passato anche lui e comprendeva benissimo. Lisa era una delle poche che stava lontano da lui, non per cattiveria, ma semplicemente perché a lei non interessava fare gare e non voleva apparire strana davanti ai suoi colleghi. Cercava quindi di non farsi coinvolgere nei cattivi discorsi che gli altri facevano, ma allo stesso tempo se ne rimaneva lì impalata. Finché un giorno non accadde un evento particolare che la portò alla disperazione e alla tristezza. Aveva una madre, molto malata, che ormai da mesi era ricoverata in ospedale. I primi tempi i medici riuscirono a tenerla stabile e i dolori che provava al cuore avevano smesso, ma poi, come un fulmine a ciel sereno, tutto riapparve portandola a settimane di agonia. Proprio in quelle settimane Lisa si sentì triste e disperata, per lei perché non voleva perderla. Dopo un'attenta analisi i medici notarono che il tumore in regressione era tornato più forte di prima. Serviva urgentemente un'operazione che però costava un occhio della testa. Lisa economicamente era nella media, ma stavolta erano veramente tanti soldi da dare in una volta sola. Né i suoi risparmi né quelli della madre bastavano. Provò a vedere se sarebbe stato possibile racimolare qualcosa dal suo fondo pensione, ma erano ancora pochi e quindi era inutile intaccare i soldi per il suo futuro. Ha fatto veramente ogni cosa per avere i soldi necessari. Venduto i suoi vestiti, le sue scarpe, parte dei mobili in casa. Un giorno chiese anche ai suoi colleghi, che considerava amici, di dare una mano o comunque se potevano darle il minimo. Insomma, un prestito che avrebbe restituito in futuro spiegandogli bene la situazione, ma ahimè si sbagliò di grosso.
specialmente le colleghe femmine, furono molto meschine. Non solo si rifiutarono di contribuire, ma cominciarono ad evitarla per non doverle parlare o anche solo guardare il suo sguardo triste negli occhi. Un tempo considerava quelle persone dei buoni amici con cui condividere tutto, ma proprio nel momento del bisogno si sono rivelate per ciò che sono. Alcuni di loro provenivano da famiglie benestanti, con padri imprenditori e familiari in generale molto altolocati. Ovviamente non erano costretti a donare, ma lei aveva sempre fatto tantissime cose per aiutarli in azienda, coprendo pure parte del loro lavoro a volte. Da allora hanno cominciato a fare feste senza di lei, senza mai invitarla. L'aveva scoperto un giorno, per caso, quando era tornata la sera di un venerdì a recuperare le sue cose dimenticate in ufficio. Entrata, vide i suoi colleghi bere vino e ballare, come niente fosse, non volendoli nemmeno incontrare, se ne andò via di nascosto, ovviamente affranta. Capì da allora che era meglio non avere più contatti con loro. Non si sa come sarebbe andata se la settimana dopo per pranzo non avesse avuto un incontro particolare. Era sul tavolo della mensa, con lo sguardo perso nel vuoto, quando all'improvviso Max andò da lei a chiederle come stesse, perché l'aveva fatto. Perché a quanto pare stava piangendo senza accorgersene, le lacrime continuavano a uscire e lei continuava a pulirle. Max stava cercando un tavolo dove sedersi per mangiare i suoi tramezzini quando all'improvviso si è imbattuto proprio in Lisa. Si ricordava di lei perché era l'unica a non fare commenti acidi nei suoi confronti, anche se lo evitava come la peste per non apparire strana davanti al suo gruppo. Le chiese come stesse e cosa fosse successo. Lei gli raccontò tutto, perché ormai non aveva più nessuno con cui parlare. Max quindi decise di dare una mano. Lisa gli disse che non c'era bisogno, perché ormai perfino quelli che riteneva amici l'avevano abbandonata e non poteva pretendere di sicuro da uno sconosciuto dei soldi. Gliene mancavano tantissimi per riuscire a operare la madre, quindi cosa avrebbe potuto fare una persona da sola? Incredibilmente però Max tirò fuori un libretto degli assegni, dandole proprio la somma necessaria. Lisa rimase senza parole, chiedendogli se fosse sicuro della scelta, perché erano tantissimi soldi. Lui sorrise, dicendo di sì, e lo abbracciò ringraziandolo. Il giorno dopo venne fissata la data dell'intervento per rimuovere il tumore e sperare nella salvezza. A poco nei mesi a venire la madre si sentì sempre meglio, quindi in parte aveva funzionato quell'operazione. Il rapporto tra Max e Lisa divenne molto profondo e i due cominciarono a conoscersi davvero. Il ragazzo raccontò di aver avuto una grossa eredità da sua nonna e per questo era riuscito a darle una somma di denaro così alta. Anni dopo Lisa era riuscita a saldare il suo debito con Max restituendogli ogni singolo centesimo. Nel giro di 5 anni, i due avevano instaurato un rapporto così profondo alla fine da fidanzarsi. Max quel giorno aveva deciso di aiutarla in mensa senza pensarci troppo. Sentiva che qualcosa di buono c'era in quella ragazza e voleva vedere se la fiducia sarebbe stata ricambiata. Beh, è stata la miglior decisione mai presa. Ricordatevi sempre che aiutare non è una brutta cosa spesso. Ovviamente non per questo dovete fidarvi al 100%. Ma se qualche volta potete contribuire anche solo un pochino a migliorare la vita di una persona a cui tenete veramente, beh, fatelo. Ricordatevi che lo fate anche per voi stessi, per sentirvi almeno un pochino persone migliori quel giorno. Lisa ad oggi comunica con i suoi colleghi solo per parlare di lavoro e dopo il trasferimento di Max è diventata lei il nuovo dipendente solitario da prendere in giro, ma non per questo è rimasta isolata del tutto. È riuscita ad avere varie promozioni, diventando infine capo ufficio. Praticamente ogni suo vecchio collega è sotto di lei. Alcuni pensavano quindi di poter fare ciò che volevano perché appunto era una loro amica, ma si sbagliavano di grosso. Lisa pretendeva il massimo impegno da ognuno di loro, ovviamente senza stressarli e allo stesso tempo stava lontana mantenendo i contatti al minimo.